Dimmi. Se caga sì me faccio tutto quello che mi va, perché sono blu se non voglio cagnare. Spesso i bambini quando vengono lasciati comunque da soli per strada non si accorgono delle potenzialità. Stare qui, voi avete anche questa funzione, fagli scoprire le loro potenzialità, magari sono dei disegnatori, sono degli scrittori, amano leggere, amano sognare. Sì, sì, questo è successo quest'anno, praticamente gli abbiamo proposto, grazie a una rete di San Michiano, il progetto Bocche Nere ci ha proposto un progetto teatrale con Voci Erranti, un'associazione di raccolici. Praticamente questo percorso consisteva nel smontare queste convinzioni rionali e metterle di fronte a uno specchio, no? È un lavoro lungo, è durato quasi un anno. Mettendoli davanti allo specchio si rendono conto di chi sono. Quindi da quel momento in poi loro si sono resi conto realmente di cosa sono capace. Da quanto è nata questa struttura all'interno della Vela? La Centro Insieme, allora, come associazione, è stata costituita nel 2013 e dal 2014 che invece opera attivamente sul territorio. Da che età prendete i bambini? Dai 6 ai 13 anni. E avete... quanto è importante per voi il recupero scolastico? È fondamentale. Facciamo fatica perché prima loro si rifiutano di entrare in quest'ottica, però è importante che loro sappiano che si parte da lì, senza di quello non c'è cultura, ma non c'è cultura prima di vita. Troviamo praticamente in quest'area tra le vele, questa dovrebbe essere un'area verde, è stato pulito, ma non è stato pulito, perché ci sono cumuli di spazzatura da tutte le parti. E quindi la cosa bella di Scampia è proprio questi prati, l'area verde, ma questi ragazzi stanno giocando sullo sporco, stanno giocando su siringhe, su... Mi fa vedere che cosa c'è per terra? Prima abbiamo raccolto anche delle bottiglie, ci sono pezzi di vetro, ma c'è tutto. Noi stiamo camminando su dell'erba che è stata tagliata e lasciata macerare sul posto. Questa erba che è stata tagliata chissà quanto tempo fa è lasciata macerare. Quindi ci sono con le siringhe, ci stanno insetti, ci sta di tutto su quest'erba. Cioè, questi bambini, come li vogliamo? Per fortuna ci sta al Centro Insieme. Bambini che comunque hanno grande potenzialità, se non erro. Bambini che hanno grandi potenzialità, ci sta un'intelligenza, tra di loro ci sta una competizione esagerata. Veramente potrebbero dare un sacco di risultati, per carità, nel senso per loro stessi. Diciamo messi a disposizione le loro risorse. Brava, le loro risorse. È veramente è triste perché loro vogliono giocare. Ci sono alcuni che proprio vogliono fare quei giochi che facevo pure io da bambino, il gioco del fazzoletto, giochi semplici. Cioè, addirittura lì ci sono delle reti fantasma. Loro avrebbero voglia di recuperare questo campetto, perché la loro passione soprattutto per i maschietti, ma ho sentito anche le femminucce giocare a pallone. Sì. E quindi però come fanno a giocare a pallone? Come fanno? Questo è terreno duro che non cresce niente, mentre però... Soprattutto qui di notte non c'è illuminazione, non c'è nulla. Penso che non ci sia lì. Forse sì, questi fari qua, questi... Però troppo qua. Poco per un palazzo. Forse troppo poco, però voglio dire, guardiamo un poco il perimetro, no, di questi aiuti, che sono praticamente, hanno una cornice di spazzatura, di cose che sono state tagliate, messe là, secondo me, da giorni e giorni e giorni. E quindi questi bambini assolutamente che hanno voglia di giocare, ma devono giocare nello sporco. Quindi questa è la cosa. La scrittrice che arriva da Udine e qui adesso a Scampia, per presentare il suo libro, ha scelto di venire a Scampia. Che cosa hai trovato di diverso nei bambini di Scampia nel raccontare la storia del tuo libro? Il mondo che hanno dietro ai loro occhi, diciamo, perché è sempre bello quando un bambino ascolta una storia. Mi sono emozionata in tutte le mie presentazioni, perché una cosa è scrivere una storia, una cosa è vedere che arriva loro e che la restituiscono. Però qua è una magia completamente diversa, ci sono tante cose
più intense perché un bambino di questi posti qua, che ho visto ieri proprio da dove vivono, come vivono uno di questi bambini che ti si avvicina, ti dà un bacio, ti regala un disegno e interviene, è una cosa che davvero ti entra sotto la pelle e cambia anche il modo di vedere le cose, di pensare, e sta dando un valore in più alla storia che ho scritto alla fine. Che cosa racconta questa storia? È una storia molto semplice e banale, diciamo, è un cane che va nel suo giardino e trova un'impronta di un animale che non conosce e quindi diciamo che è un cane investigatore, si definisce così, però non è un libro a Gerardo Stilton, non è un cane umanizzato, ha voluto lasciare il cane in quanto cane per far capire ai bambini, come può pensare un cane. E quindi un cane con le sue capacità, quindi non ha gli strumenti che abbiamo noi, che cerca di scoprire, di investigare e poi di risolvere il suo problema per affrontare alla fine un animale più grosso di lui. E c'è anche il rapporto con il suo umano, diciamo io, perché noi abbiamo i cani, come noi abbiamo il nostro cane, il cane ha il suo umano, Luca che è un bambino, e c'è il discorso come fa un cane a comunicare con un bambino. E anche lì si inserisce, alla fine c'è questo bambino che aiuta Arnoldina, e il discorso centrale è come si affronta qualcuno più grosso che non puoi mordere, perché è semplicemente così, al quale non puoi mostrare i muscoli, e quello è il problema di Marcottina, che è riuscita a risolvere grazie a tutto.